Siamo qui con Benassi Luca, vincitore del Quellazzi, che quest'anno ha vinto per la prima. Era Prisco che vedevamo. Questo è il bello della diretta. Bello, bello, bravo, mi è piaciuto. Grazie. Matilde Vittori, segretaria del Quellazzi, giusto? Sì, esatto. Come ci si sente a questa prima storica vittoria della sua contrada? Inspiegabile. È la cosa più bella della mia vita, inspiegabile. Inspiegabile. Non c'è parole. Non c'è parole. È la gioia più grande che ci poteva capitare. E qui, soprattutto dopo la sfortuna che avete avuto nello scorso bravio. Diciamo che lo scorso bravio... una sconfitta scocente, però ripagata dalla gioia di oggi. Lo voglio specificare: dopo anni di sacrifici di gente che, nonostante ci venisse detto voi non vincete mai, siete sempre dopo l'ambulanza, noi ce l'abbiamo fatta e oggi siamo i campioni di Montepulciano. Chi ha vinto il bravio quest'anno? Quellazzi! Gianmaria. Aspetta. Vabbè, inizia con lui. Siamo solo con... Siamo con Alessio da Roma. Da Roma, e ci tiene a precisarlo all'inizio subito, immediatamente. Primo anno al bravio. Sì, prima esperienza in questa realtà completamente diversa da dove arrivo, e meraviglioso. Io sei paradossalmente prima vittoria del Quellazzi dopo tanti anni. Quindi talismano per lui. Solo un caso? Io non credo. Fortuna? Probabile. Altre contrade, portateli a fare la sangria da voi, perché non si sa mai nella vita che porti in anche una per te. C'è anche Gianmaria comunque. Sì, sì, assolutamente. Quali sono le skill? Quali sono le skill di Gianmaria? Parliamone. Quali sono le sue skill? A parte dare la sangria alla Emma. Bere? Dare la sangria. Fare. Ovviamente questa cosa se va sulle televisioni... No, magari va solo su la Rai, non lo so. Capito, tipo i personaggi ubriachi di Montepulciano. No, in questo momento siete i meno ubriachi di quello. Sbagliata. Vabbè, dai, facciamo una domanda proprio seria ora. Una domanda seria, dai. Vai, dai, manco lo sa lei quello che deve dire, vai. Vai, dici una domanda seria. Qual è il valore sociale del bravio dopo 2 anni di pandemia? Beh, una grande diciamo unione sociale dopo una pandemia incredibile che ha isolato le persone. Quindi di un banale questo discorso, ma funziona. Perché è banale. Perché però è banale. È giusto, è vero. Ti voto, ti voto. Sì, niente. Esatto. Vediamo con Gianmaria che si allontana mentre parla. Esatto. Grazie, grazie. Intervista a Daniele Brizzi, autore del panno che ha permesso la vittoria di Quellazzi. Cosa si prova? Vado a presentare un panno in una contrada per la prima volta. E sono felicissimo, infatti sono qua, perché sinceramente era la speranza che avevo nel momento che lo facevo. Veramente, ci speravo tanto. Nella presentazione hai detto il panno si legge dal basso verso l'alto e nell'alto c'erano per l'appunto 2 colori. Sì, ma soprattutto il primo stemma di contrada che tu incontri salendo dal basso verso l'alto è quello di Quellazzi. Non era un caso. Scaramanzia. Pensava alla contrada. Ci tengo. Lo so, è brutto magari, però volevo togliere questo zero. Basta. 47 anni, basta. Quindi sono veramente, veramente felice. Grazie. Ah.